di Leo, Smart Metering for Smart City. Parliamo di un sensore. In realtà parliamo di una vera e propria rete per servizi alla cittadinanza. Ah, allora spieghiamo bene di che si tratta, chi ci sta Allora, ascoltando. Meter Research è una società che fa da partner tecnologico in un progetto portato avanti da Salerno Energia, la holding salernitana per la gestione di tutta una serie di servizi comunali e in particolare prevede come dire, la realizzazione di un'infrastruttura di rete di comunicazione wireless su cui poi vari dispositivi di misura possono trasmettere dei dati. I servizi che come dire, vengono testati in questo progetto sono essenzialmente la telelettura dell'acqua, dei consumi dell'acqua e dei consumi del gas, la possibilità di pagare il parcheggio nelle aree di sosta comunali, e come pure la possibilità di generare le richieste di allarme, richieste di assistenza, magari per anziani. Edoardo, hai qualche curiosità? Sì, progetto interessante, volevo capire però da quanto avevo letto sul progetto non c'erano dati di riscontro, cioè volevo capire, è in fase, mi sembrava di capire che è in fase di sperimentazione, non è già, diciamo, ingegnerizzato e c'è una copertura totale di tutto il territorio. Forse ho capito male. È un progetto pilota che è partito nel luglio del 2014, che ha la durata di 2 anni e che prevede la sperimentazione. Per sperimentazione si intende sperimentazione sul campo e quindi installazioni in alcuni quartieri, aree della nostra città di un certo numero di punti. I numeri in particolare si parla di circa 1000 contatori del gas, 1200 contatori dell'acqua. E questo lo si riesce a coprire con una rete fatta da circa 20-30 concentratori dati che andranno posizionati in quartieri insomma, già definiti della città per acquisire questi dati. Il progetto pilota, appunto, diceva, la durata è 2 anni, termina nel giugno del 2016 e poi a valle della sperimentazione poi insomma, si procederà. Rispetto, diciamo, a progetti analoghi, qual è l'aspetto maggiormente innovativo di questo? L'aspetto innovativo è che questo tipo di rete, una rete a 69 MHz che copre appunto basse distanze e si usa pure come dire, per bassa quantità di dati, non esiste ancora, almeno nella città di Salerno, quindi è assolutamente innovativo, diciamo che è l'ultima tendenza appunto per la telelettura, così come richiesto dalle norme internazionali. E quindi diciamo che è assolutamente innovativo.